Edmundo in tribuna. Mondonico ha preferito mandare il calciatore brasiliano in campo. Nel Bari Fascetti schiera il libero Said, il Bari si porta subito in avanti con Mazzarelli, Mazinga non riesce a correggere. Angolo in favore del Napoli che gioca in contenimento e Chiroga che impegna Gillet. Ancora il Napoli, punizione di Matusalem con palla che termina oltre la traversa. Il Bari in avanti con Osmanovski, palla ribattuta. Poggi cerca di sorprendere l'ex Fontana, ma la palla termina sul fondo. Cross di Baccin, esce e para Gillet che viene toccato involontariamente con il tacco del piede sinistro da Amoruso. 5 minuti rimane fermo il gioco per consentire ai sanitari del Bari di soccorrere il portiere belga che si riprende dopo 5 minuti e subisce 2 punti di sutura al ginocchio destro. Ancora il Bari in avanti, tocca Mazinga su cross di Collauto ma non riesce a mandare la palla in rete. Traversone di Mazzarelli, Mazinga supera in elevazione Fontana, mette in rete ma il gol viene annullato dall'arbitro Borriello. Fascetti non ci sta, Fontana si fa male al viso, all'occhio. Rivediamo il traversone di Mazzarelli, l'elevazione da parte di Mazinga e notate l'arbitro Borriello concede la rete al Bari, vedete il direttore di gara. Rivediamo questa l'azione d'altra angolazione, il guardalinee, l'assistente dell'arbitro, non alza la bandierina, dunque se c'è stato intervento falloso l'assistente dell'arbitro è intervenuto piuttosto tardi. Poi invoca il Bari il rigore per un intervento con la mano di Bocchetti, ma anche in questa circostanza Borriello lascia proseguire il gioco. Fontana non ce la fa a proseguire e al suo posto entra un altro ex, Franco Mancini. Con le immagini passiamo alla ripresa, si porta subito in avanti il Napoli, 8° minuto, Amoruso al centro per Amauri, il giovane brasiliano esordiente in Serie A, ma la rete viene annullata per fuorigioco del giovane attaccante. Vediamo il tocco di Amoruso e forse millimetrico il fuorigioco di Amauri. Esce Mazinga, entra Cassano, Magoni tenta di sorprendere Gillet. Cross di Cassano, la palla viene forse toccata con il braccio da Magoni, Fascetti allarga le braccia, Borriello lascia proseguire. Cross di Manzen, entrato nella ripresa, Cassano non riesce a toccare la palla, nel Napoli entra Jan Kulowski al posto di Magoni, buona opportunità per il Bari con Marcolini, para Mancini, poi Jan Kulowski proiettato a rete da Amoruso. Sigla al 43° minuto, il gol del successo del Napoli. Per il calciatore della Repubblica Ceca, terza rete in campionato. Mondonico non esulta da disposizioni, esultano invece i tifosi del Napoli al seguito. Il Bari vuole uscire dal campo a testa alta, ma Cassano colpisce il palo esterno. Dunque un successo importantissimo del Napoli che non vinceva da 6 turni. Il Bari invece ha subito la 7ª sconfitta interna in questo campionato. Il Napoli continua a sperare, oggi ha disputato una partita di contenimento, non ha molte volte avuto l'opportunità di partire in contropiede perché il Bari in tutti i modi ha cercato di far suo l'incontro, ma il Bari da molto tempo ha una grave lacuna, non riesce a finalizzare le numerose iniziative che riesce a confezionare. Il Napoli invece in un'opportunità ha avuto l'opportunità con Jan Kulowski e ha capitalizzato i 3 punti preziosissimi per il suo futuro. La linea